Ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati su Rise of Kingdoms. Finalmente qui con noi alla conquista della fortezza crociata. Era ora, ci stiamo avvicinando, ci stiamo addentrando sempre di più all'interno di questo KVK. I giorni passano e la situazione si fa sempre più interessante. Thanks for the follow, Fex Honoff, and welcome in my channel. Come va, ragazzi? Come state? Spammiamo un po' il nostro canale. Detto questo, adesso abbandono l'alleanza. Salve Twix Destro, ben... come stai? Come va? Allora, I am coming. Ok. Allora, adesso vado a fanculo da qui. Dovrei ritirare anche le truppe che stanno farmando, ma abbiamo ancora mezz'oretta di tempo più o meno. Qui, 20 minuti. Ci siamo quasi. Tutto bene, grazie Twix. Tutto bene. Domani riprendo a lavorare però. Quindi spero di essere online nel momento in cui serve, diciamo così. Adesso ti do gli aggiornamenti. Mangiando un biscotto. Ok. Penso che sia la prima volta, ragazzi, che abbandono l'alleanza dopo tutto questo tempo. Non so neanche sinceramente se l'ho mai abbandonato, devo dirti la verità. Comunque, Twix sta procedendo bene, nel senso che adesso sono entrato a far parte del consiglio perché la situazione si stava facendo un po' di merda. C'era troppa gente che non sa quello che deve fare. Quindi ho deciso di entrare a far parte del consiglio in modo... Ma che cazzo è sta roba? In modo tale che si riesce a sistemare un po' la situazione che si era creata in questi tempi qua, perché c'erano troppe persone che non sapevano quello che dovevano fare per gestire le cose, quindi mi sono rimesso in mezzo. E quindi diciamo che ho fatto così. Adesso, vabbè, a parte che sono primo ministro, come puoi vedere, quindi ho il titolo che posso dare praticamente i titoli alle altre persone, vedi? Volendo. A parte questo, adesso andiamo a fare praticamente la conquista della Fortezza Crociata, che ci darà questi premi qua. E però probabilmente dovrò rientrare qui domani per prendere questi.
Questo qua. Che sono 1000 gemme. Non so sinceramente se ci riesco ad andarle a prendere, ma non perché non voglio. Perché è una rottura di cazzo ogni volta fare entra e esci dalle alleanze. E nonostante tutto, poi il territorio, vabbè, sta proseguendo bene, come puoi vedere. Sto continuando a costruire. Grazie mille del follow, Tyler. Benvenuto tra noi. Gente che spava il mio canale Twitch, dai, è così. Spero di avere tante persone oggi in live perché ho condiviso il mio canale Twitch con tutto il regno e gli ho detto che se volevano venire a vedere la conquista della fortezza sarebbero pure di venire a vedere in diretta. A me è appena uscito Riccardo nella ruota, ma non credo di prenderlo tranne se non lo ottengo gratis, è ovvio. Ci sta, nel senso che se tanto non lo vai a utilizzare, non fare come ho fatto io che ci spendo 40.000 gemme perché assolutamente no. Bonjour, Salaupi, bonjour. Mi fanno parlare in 50 lingue diverse in questo canale, raga. Comunque poi continueremo a costruire qua, che ci collegheremo qui, in questa zona qua, seguendo questi. Faremo così, così. Bonjour, Keshi. Bonjour. Comment ça va? Non credo neanche di avere abbastanza gemme, ne ho circa 10.000, ma le tengo per l'evento più che gemme o come si chiama? Sì, fai benissimo. Perché se non ricordo male, esce ogni mese adesso. Cioè, forse anche prima, però non me lo ricordavo. Costruiamo il territorio qua così, andiamo avanti così e ci collegheremo qua. E qui, vabbè, ci siamo già collegati, qui sto costruendo cose per semplicemente per prendere più produzione. Qui, vabbè, adesso andiamo a farci la fortezza e basta. Questo. Poi successivamente si aprono i passi di livello 4, se non ricordo male. Vediamo un po'. Passi di livello 4, sì. Di giri gratis ce n'è uno ogni giorno, giusto? Sì, ce n'è uno ogni giorno, ma ci sono in totale 3 ruote che escono ognuna con una distanza di 2 settimane. In pratica puoi farti 3, 6, 9 giri gratis. Ma secondo me il giro da 400 gemme te lo puoi anche fare. Quello scontato a 400, c'è la ruota, posso anche fartelo vedere. Questo qua, a me vabbè costa 3,25, ma a te dovrebbe costare 400. Però questo qua gratis te lo puoi fare. Uno. Uno al giorno per provare a sbloccarlo, secondo me ci sta. Anche solo per sbloccarlo, eh. Però magari lo fai alla fine, cioè nel senso che se non lo sblocchi con le prime 2 ruote, aspetti la terza ruota l'ultimo giorno in caso ti fai un giro, 5 giri, vedi un po'. Ma secondo me con 9 giri gratis dovresti riuscire a sbloccarlo, se c'è un po' di fortuna. Magari riesci un giro da 8, ce la fai. Ah, volevo andare a vedere una cosa. Che è qua. Eccolo, Taiga. Provaci. L'avrei fatto anch'io se fossi stato più intelligente. Per questo io sto dando questo consiglio. È sempre meglio avercelo sbloccato, non si sa mai. Dio va, raga. Ma prendono la metà delle nostre cose. Qui abbiamo 20.000 di produzione in più. Qua quasi 20.000 di produzione in più. Qua si è messi più o meno uguale noi. E qua abbiamo il doppio. Noi. Sì, nell'ultima ruota per provarci a mettere un po' di gemme. L'ultimo giorno. Al massimo ti fai un giro gratuito da uno
ti fai un giro scontato da uno e al massimo ti fai 5 giri di ruota e ci provi a sbloccarlo, ma secondo me dovresti riuscire a sbloccarlo in tutti quei giri gratis. Non dovresti aver problemi. Il fatto è che non hanno neanche spazio. A che livello ce l'hanno il magazzino, raga? Ma che cazzo? Livello 6. Livello 3. Ma che cazzo? Qua non hanno neanche tutto al massimo. Cioè, hanno messo la guerra peggio di noi. Ma che? È peggio della nostra la guerra. Ma cosa hanno fatto? Ma perché la Grande Alleanza al 10 si sono messi a fare? Ma no. Questi sono messi peggio di noi. Non hanno neanche questa al 5 qua. Poi ho anche notato che ho più teste d'oro universali che giorni di accesso. Vabbè, quello è normale. È normalissimo. Con gli eventi è normale che ce li ha. Io pure ho 95 giorni di login, ma ho 498 teste. È normalissimo quello. Anzi, in verità sarebbe strano se non le avessi in più dei login. Buongiorno, Calo. Come stai, caro? Meet here. Do not go here, ok? Meet here, meet here, meet here. Sì, ma cosa? Dov'è? Dovremmo impostare i ping per la suddivisione delle truppe intorno alla RCF e anche un punto da dove si rinforzano i rally. Io sono sicuro al 100% che non lo faremo al primo colpo. Mi ci gioco le palle, raga. Ve le metto come premio dei punti canali, le mie palle, che non la prenderemo alla prima attacco. Tutto bene, quando si presume la prima battaglia? Te lo dico subito. Tra penso circa 10, 12, 14, tra circa 20 giorni, credo. 2 settimane, da minimo 2 settimane, non di meno. Ma può essere che non capiscono un cazzo.
Ciao Manu, sto facendo KVK4, ma temo che perdiamo. Ho già perso 800.000 T5. Dio va, man. Sono tantissime. Dove cazzo è Aio? Comunque non capirò mai perché mi fa vedere scritto così sto gioco. Non capisco da dove cazzo sta la lilida. E chi è poi? Niente, raga, mancano neanche 20 minuti. E incessando sta la gente qua. Mando un messaggio ad Aio, vediamo se riesco a trovarlo. Domanda. Ma siccome gli appigli li utilizzerò per i predoni, poi per gli eventi del KVK, tipo quelli dove si sconfiggono i barbari, come faccio? Perché se non sbaglio devo uccidere una marea di barbari. Allora, Manu, ti ricordi che io ho fatto il pre-KVK e ho usato 70.000 di AP? Ok? Il KVK è iniziato ad oggi, è il quarto giorno. Questi sono gli AP che ho accumulato in 4 giorni. Sono oltre 20.000. Quindi penso che tu riuscirai a farlo. Tu l'assicura. Stanne certo che ce la fai. Siete i favoriti per vincere? Allora, sulla carta sì, perché siamo molto 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 più forti degli altri regni. Sulla carta. Bisogna vedere se si riescono a gestire le cose per vincerlo, però. Mica è detto. Se qualcun altro ha preso la RCF, ma non credo. Loro no.
Loro l'hanno già presa. E allora ancora no. Sono riuscito ad accumulare 100.000 AP per ora. Utilizzali il più possibile per il pre-KVK, perché se ti fai una giornata full, intendo tipo 12-13 ore, continui a fare barbari. Anzi, no, forse te ci metti di meno perché sei in KVK 4. Comunque dovresti riuscire a usarli tutti quanti tranquillamente in pre-KVK, quei 100.000 AP. Io per usarne 70.000 sono stato 12-13 ore online a fare barbari. Ma perché noi abbiamo truppe scarse e cose basse attualmente. Però dovresti riuscire a concretamente usare 100.000 di AP senza fare troppa fatica. Ah, è vero, tu sei nel primo KVK. 100.000 di AP, non so se ce la fai a finirli allora. Devi giocare 2 giorni full proprio per finirli. E farli insieme ad altre persone, perché sennò fai fatica. Non so, da solo non credo riesci a finirli. Io l'ho fatto in gruppi organizzati, ogni ora facevamo il giro della mappa, cioè della zona dove eravamo. Facevamo il giro un'ora, facevamo tipo 20-30 predoni, una cosa del genere, tornavamo, curavamo, 20-30 predoni, tornavamo, curavamo, 20-30 predoni. E il giro sempre è così, in gruppo, eh. Sarebbe il caso che qualche R4 lo facesse un gruppo. Per ora sono sempre dimostrati organizzatissimi. Spero che sia così anche più avanti. Lo spero. Sarebbe un problema. E non da poco. Quindici minuti, raga, e conquistiamo, in teoria. Sarei io.
Ma quasi 2 miliardi, raga. Cioè, voi pensate che in top 10 delle alleanze 4 sono nostre. E nella top 15 5 sono nostre. Siamo veramente forti. Mila, raga, siamo quasi raggiunti 1 milione, eh? Ciao caro, che ci faccio in live? Guarda, andrò a prendere questa. Sono andato in live a quest'ora solo perché non sono al lavoro. Sappilo. Vogliono vedere i miei comandanti. Generalmente le faccio sempre di sera. Sì, assolutamente. Dovrebbe uscire martedì in teoria. Ho 500 teste pronte. Comunque, raga, in qualsiasi account io giochi, Kao Kao non riesco mica a portarlo su. Cioè, 2-1 ce l'ho, Kao Kao. È assurdo. Cioè, addirittura c'ho il Cid 5-1. Ma. Ah, ma pure Carlo Martello non riesco a portare su. Sono gli unici due che non riesco a potenziare, non so perché. Io non so perché. Pure Ragnar, non li uso, ma. Cioè, 2-2-1 ce l'ho, eh. Ma.
Comunque sono appena che ho migrato nel server 2805, di cui ti parlavo qualche giorno fa, e devo dire che è enorme, se vuoi darci un'occhiata. Non so se riesco a vederlo, però. Siete qua adesso? Cazzo di mosche. Ah, bene, alleanze piene di player ci sta, è normale. 2 miliardi e mezzo. La main è questa, eh. 119 membri. Ah, non è la main, ok. Quella rossa sopra, ok. Questa qui. 4 miliardi e mezzo, ok. Ma com'è possibile solo 136 posti? Territorio solo 310. Ma che cazzo? Come vanno i 310 di territorio? ...125. Si sono riuniti tutti i regni post KVK1. In che senso? No, ma sono pochi, intendo. Ah, ok, era un regno morto e mi sono venuti tutti in questo regno? 3 miliardi e 7... Ma questa è la stessa fortezza di questi? Ma che cazzo? Ma che hanno fatto qua? E questa che alleanza è? Ci sono 5 alleanze che combattono. Ma lol. Nel post KVK1. Ma come hanno fatto ad arrivare tutta sta gente di qua? Fammi capire. Non c'è. Ci possono migrare massimo 30 persone. Un attimo che devo mandare a mandare le marce, che devo prendere la fortezza qua tra poco io. Migrazione interstagionale non funziona così. Dopo il KVK1 possono migrare massimo 30 persone. E che cazzo? Allora, riesco a cliccare. Si capisce un cazzo qua, raga. Ci si capisce completamente niente.
Infatti, quando finisce il KVK1, prima del KVK2, tutti i regni che ci sono nella stessa stagione, ovvero per noi, funzionano dal 2892, possono migrare senza restrizioni. Invece, i player che vengono da altri regni più vecchi sì, di quelli ce ne possono essere solo 30. E allora tanti regni si sono messi d'accordo e hanno scelto 2800 come regno di destinazione finale, ma le truppe possono morire anche mentre vanno a forzare i rally, no? Sì, però in teoria no, cioè nel senso è difficile che succeda. Alcuni lo decidono, logicamente altri no. Ho capito. Dai, non rompete il cazzo a spiarmi. Però, boh, io ho spiato gli altri regni e non sono neanche notamente così numerosi e grossi, almeno per ora. Beh, meglio allora. Comunque, per farvi capire quanto a questa persona gli interessi tutto, non è nemmeno online. Non partecipa neanche alla conquista quella persona. Siete pronti, raga, a vedere un fail della Madonna? No, no, non ce la facciamo, Ganduz, te lo dico. Ne ho già visti tanti di questi rally, ragazzi miei. E sono super chill sul fatto che non lo prenderemo. Almeno adesso. In teoria, i due rally dovevano farli loro.
Uno lei e uno lui. In teoria. Ma chissà dove saranno. Visto che vogliono anche il leader dell'alleanza. No, no, non è più forte, ma... Ok, sta facendo il rally anche Daddy, ok. Mamma raga, sono così pronta a farmi tante di quelle risate che voi neanche vi immaginate. Sono proprio pronto. Ci sono un bel po' di vita lì, eh? Eh sì, perché quando ho fatto questo progetto ne ho accumulati veramente tanti. Che cazzo hanno fatto qua? Cosa cazzo stanno facendo? Mi sono rimasti molti di meno, sì, confronto all'inizio, sì. Cioè, più che altro la maggior parte sono in alleanze più deboli perché giocano poco. Oh, sta arrivando, meno male. Ma meno male. È arrivato. Oh, Shiryu, è arrivato. Guardalo. È arrivato Sainz, Shiryu. È arrivato lo sciopone. Arrivata, c'hai ragione. È arrivata. Oddio. Vediamo dove si tippa. Basta con i saluti, prendiamo sta cazzo di fortezza che già siamo troppo in ritardo, che è 12 ore che è aperta. Dai, Dio Cristo. Dodici ore che è aperta già, sì. Il 72 l'ha presa già 10 ore fa, il 72. Si fanno le pippe, Ganduz. Guarda, Shiryu. Guarda che differenza.
Te la volevo mandare dopo la foto, guarda qua. Ma dove cazzo è? Guarda. Noi produciamo il doppio dei cristalli, 20.000 di cibo in più e 20.000 di legno in più. Qua vabbè, è uguale, ma... Guarda che territorio che hanno, Sherio. Guarda che spettacolo. Bellissimo. Arriva Sainz oppure bisogna aspettare il prossimo anno? Mamma mia. Raga, non riescono a teletrasportarsi, ma vi rendete conto di come siamo messi a sto regno? Say hi Twitch. Hi. Oh my God. La faremo mai, raga. Sono già passati 10 minuti. A questo devo già aver fatto la conquista. Pensa, Shiryu, che il pagliaccio di Ayo non è neanche online. Ti ho detto tutto. Ah, ci si è messo lui! No, vabbè. Che top, raga. Sì, almeno fino a quel punto ci sono arrivati, dai. Non ce la faremo mai, raga. Non riescono a teletrasportarsi. Ma che vuol dire deve tornare in GH? Aiuto! Torneremo a GH per un minuto perché i bambini di alcune persone sono stupidi. Ma cosa cazzo sto vedendo? No, Shiryu, ti prego, non dirgli che devono attaccare i guardiani perché già è tanto che sono riusciti a posizionarsi così. E GH è l'alleanza nostra. È già tanto che si sono riusciti a posizionare in questo modo, Shiryu. Questo già è tanto in questo regno. Adesso bisogna vedere se si riescono a teletrasportare e a startare un rally, perché quello pure è complicato. Ah, lo so benissimo. Abbiamo 6 minuti. Dopodiché, addio. Dai, che forse ce la faremo. Lo penso anch'io, Shiryu. Spero che questo non accada. Se non ho visto male, il 71 e il 69 non riescano a prenderla. Perché qua non l'hanno presa neanche loro.
Non ce la farà mai a tipparsi. Ma c'è lo spazio, no? Non posso vederla, non posso fare così. C'è lo spazio. No, spero di no, Shiryu, perché sarebbe gravissima una cosa del genere. Mi sono fatto mettere nel consiglio comunque, Shiryu, perché qua la situazione è grave, molto grave, più grave del previsto. Ma dov'è? Ma perché c'è la regina come titolo? Perché ha la regina come titolo, raga? Io spero che gli cambi il titolo. Forse è meglio se glielo scrivo. Perché non credo che riesca a farlo. Lui? Intendi Virtitus? Sì, comunque. Lo fanno lui, cioè lei e lui, loro due. Sei preoccupato, anch'io. Sì, sono i player più grossi che abbiamo. Ma sono anche più due più inattivi del regno. Sono anche i due più inattivi del regno, se è per questo. Sono i due più inattivi del regno. Uno è re e l'altro è R4. Pensa che situazione grave in cui siamo. E fanno parte del consiglio. Ti ho detto tutto. La situazione è estremamente grave. Guarda Shiryu, guardami Shiryu, guarda cosa faccio. Titolo gli diamo Shiryu? Ragazzi, che titolo gli diamo? Traditore, mendicante, esilio, schiavo, fannullone o matto? Adaio. Perché non capisce un cazzo, Tiger. Diamogli un titolo. Secondo voi che titolo si merita? Da matto? Ci sta, matto? Pagliaccio non c'è.
C'è fannullone. C'è schiavo, se no. Però effettivamente il matto è quello che gli dà un po' più buff e più buono. Diamo il titolo di matto, raga. Attenzione, è partito. Proprio lui, il rally. Quello di Daddy ancora non è partito, non si sa perché. Sì, gli ha messo il Justice. In generale era troppo complicato da darglielo. Ricordiamocelo. Ma è il rally di Daddy, tra quanto parte esattamente? Ah, ecco, l'attenzione, è partito anche lui. Facciamo la telecronaca a sto giro. Tutti e due nello stesso punto. Così subiscono entrambi i danni. Attenzione. A parte che mi pare che fa danni ad aria, quindi poco cambio. Attenzione, vediamo che situazione abbiamo. Ma con cosa ha fatto il rally poi? Minamoto e? Livello 39 Cao Cao, Shiryu. Attenzione, qui siamo ad alti livelli. Secondo me non ce li ha neanche maxato. Non posso vederla adesso. Scusa un attimo, mi stanno chiamando, eh. Rieccomi, scusate, era una domanda di lavoro. Si vede un cazzo. No, no, è rinforzato, Ganduze. Si vede la vita gialla, ma è rinforzato il rally. No, non è un bug grafico, è proprio fatto apposta così. Non ci credo. Cioè, veramente lo stiamo facendo così semplicemente? Sì, scende solo il morale, ma sono full comunque. Ma perché non attacca questo coso? Ecco, adesso stanno attaccando. Beh, Shiryu, mi sembra che è stato fatto anche abbastanza semplicemente, o sbaglio? Strano ma vero. Concordo.
Adesso Swarma Violenta esplode tutta la fortezza crociata e muoiono tutti, raga. Sbadapemme proprio. Beh, dai, mi aspettavo peggio. Il 39 è stato molto, molto più grave. Abbiamo messo su un buon regno allora, Shiryu, dai. Andando tutto a buon fine, a quanto pare. Non me lo sarei aspettato la prima botta. Attenzione! Preso subito così, tata. Adesso devo stare 6 ore qua dentro, però. O no? Ah no, me la dai subito i premi. Allora posso andarmela a fanculo. Posso tornarmene a fanculo dove ero prima. Ora c'è la donazione delle risorse qua. Beh. Non ne abbiamo risorse adesso. Posso andare a fanculo. Sì, non si è messi malissimo, dai. Pensavo peggio pure qua, siamo quarti. Io sono 36esimo nonostante non sto pushando, ma quelli sono dettagli. Però abbiamo lui che è primo in tutto, in tutto. Dai, strano ma vero. Sì, ci sono queste tecnologie anche in KvK1, sì, ma l'hanno messa dal nuovo KvK perché prima non c'erano Virtus. Ah, me l'hanno già comunicato, Shiryu, ma lo sai che è complicato fare certe cose qua. E adesso te le faccio vedere, un secondo.
riaccetto la gente qua. Ok. Verso qua. Cazzo, è il territorio. Secondo, adesso rispondo. Ok, allora, danno velocità di raccolta, guadagno di esperienza, velocità di marcia, rigenerazione dei punti azione, attacco e difesa delle truppe, attacco e difesa delle truppe, qua pure, velocità di bruciamento delle strutture nemiche e resistenza delle nostre strutture. Quando aprono le rune? Quali rune? Che rune intendi, Gandus? Ciao Virtus, grazie di essere passato qui. Ci vediamo alla prossima. Le rovine, intendi queste? Non manca tanto, perché tra un giorno finisce l'evento, poi c'è da fare questo, che secondo me durerà altri 1 o 2 giorni, più o meno, e si aprirà il passo di livello 4. Quindi tra 2 o 3 giorni, più o meno, secondo me.
il 71, che ancora devono prendere la fortezza e tutto ciò. Loro sono i nostri alleati. Ciao Tiger, grazie di essere stato qua con Kete con noi. Tanto adesso vado anch'io tra pochissimo. E loro anche devono prendere la fortezza ancora. Se non mi ci stanno per provare, ma non so mica se riescono. Il fatto è che se non prendi la fortezza non puoi mica andare avanti qua. Sto pensando a dove andarmi a mettere. Ma no, dove cazzo sto andando? Sto pazzito. Sto pensando se rimettermi in quella zona dove ero prima oppure no. Perché qua comunque quando ci sono le rune, quindi è buono. Mi rimetto qua dove ero prima, ma appena torno la truppa magari. Cioè, guarda, Shiryu, sei ancora online? Guarda che differenza. Non parlare del territorio. Oltretutto abbiamo le ricerche di guerra migliori delle loro, eh. In verità non me lo aspettavo, perché io pensavo che loro avessero fatto anche della guerra. Invece hanno fatto tutto quanto per farsi questo al 10, completamente senza senso. E tutto quanto per avere più potere, eh. Bastardi. Sì, per arrivare in top 1. Ma che poi se non ho visto male, se non mi c'hanno comunque meno posti di noi, perché noi abbiamo 131. E loro ne hanno 135, vabbè. Però c'hanno la cosa da più 6 persone. Sì, ma tanto uscire anche se arrivano top 1 è inutile, perché tanto prenderemo noi tutte quante le strutture principali nelle KVK. Quindi comunque dopo saranno loro a doversi unire da noi. Perché tu, cioè noi calcola che ci muoveremo qua, prenderemo 1, 2 e 3 gli Elion. E i cerchi, scusa. Prenderemo noi la Ziggurat. Di questi qua, di cerchi, noi faremo noi l'obiettivo di 8 cerchi, eh? Perché noi ci collegheremo qua e da qua andremo a prendere sti due e a prendere tipo sti due di qua o questi, no, questi qua. Capito? Quindi in ogni caso saremo noi l'alleanza che prenderà tutti gli obiettivi principali. Ah sì, ma comunque non siamo mai full, cioè non abbiamo mica mai l'alleanza piena. Cinquanta, 60 teste d'oro, eh sì, se fai tutti gli eventi te ne prendi anche di più. Sì, con questi qua, con i tre guardie. Se te le fai tutti, te ne fai anche di più, secondo me, di 50-60. Perché te ne fai 10, 20, 30,
30, 33, 40, 50, 60, 75, 80, 82, 85, 90. 90 teste d'oro ti puoi fare tra con i traguardi in tutto il KVK se prendete tutti gli obiettivi. 90 teste d'oro. Ma sapete che cazzo vuol dire, raga, 90 teste d'oro? In 40 giorni, 50 giorni di KVK, 90 teste d'oro. Solo dall'app. Ah, con i traguardi d'oro di Alleanza, eh sì. Mentoria Gandulz non si lascia roba agli alleati, si sceglie un'alleanza che prende tutti gli obiettivi. A fine KVK si entra in quell'alleanza e si prende tutto. Come giusto che dovrebbe essere. Ah, tra 2814 e 2813. Ah, ok. No, invece noi no. Noi ci prenderemo tutto perché il 71 non serve a un cazzo. Eh sì, infatti se riusciamo a prenderci tutto, 90 teste d'oro sono veramente un'infinità. Praticamente alla fine del KVK1, se prendiamo tutti questi premi, ho al 100% maxato YSG e forse riesco a iniziare a portare su anche Alessandro il Grande quando esce poi, un bel po'. Sarebbe ottimo, se prende tutte queste teste d'oro e si vola proprio, raga, con gli eroi. No, noi qua con l'Imperia di T5 negli altri regni ce n'è forse solo uno. C'è lui e basta. Lui non credo abbia, qua non credo abbiano le T5, 42 milioni. Non penso. In tutto il KVK siamo in 4 ad avere T5, di cui 2 nel nostro regno, 1 nel 70 e 2 nel 72. Anzi, per fortuna abbiamo dei regni contro che non sono neanche tanto forti, meno male. Sono un bel problema. Comunque, raga. Sì, ciao, 2810 ne avevamo 5, nel 2814 ce ne erano 3, nel 2815 ne aveva 5, 45, nel 2816 solo 1. Io va. E allora sì. Comunque, raga, io adesso stacco. E ci vediamo in live, non lo so, probabilmente domani non credo, non lo so se ci vado. Ciao Sirius, ci aggiorniamo su Telegram. Vado e ci vediamo, non so quando. Vedremo un attimo perché domani riprendo a lavorare.
Vi ringrazio comunque di avermi fatto compagnia, di averci fatto due risate, di averci fatto due chiacchiere. Ci vediamo alla prossima, dai. Ciao ragazzuoli. Ciao ciao ciao.